L'arte culinaria sicuramente è in questo momento al top, però mi rendo conto che tu riesci a trasformarla in una cosa che sembra così semplice vista dalla parte nostra. Invece in realtà è una cosa eccezionale. Però oggi cosa ci presenti? Allora, oggi vi faccio un prodotto che è sicuramente quello che a Natale si vende più di tutti, la faraona. E si può fare come abbiamo fatto in precedenza in altri incontri con l'impasto con le castagne, si può fare col tartufo, si può fare col ripieno normale, si può fare con i porcini. Noi oggi la facciamo col filetto di maiale, che è forse la più semplice, è un prodotto che fra l'altro è molto magro quando è fatto, è facile da cuocere, però come ripeto si può fare in modi diversi. Noi abbiamo scelto questo, abbiamo risottato la faraona, andiamo ad aggiungere un pizzico di sale e pepe, poco perché poi ci sono gli ingredienti che danno sapore. Abbiamo fatto un trito di salvia e limone, e salvia e limone gli dà un profumo in cottura che è veramente inconfondibile. Il limone con la salvia gli dà un gusto veramente speciale. E appena messo la salvia e il limone, gli facciamo una distesa sopra di fettine di lardo di cinta. Io uso molto il lardo perché, a parte che è un prodotto particolare, e ci aiuta molto nel saporire i piatti, magari si salano di meno, che il sale fa male, e questo chiaramente non è che se ne mangia una quantità, perché ci va 40 grammi, 50 grammi di lardo, quindi è poco quello che andiamo a aggiungere di grassi, no? Però gli rende una tenerezza, un sapore. Lardo di maiale di cinta senese, quindi maiale allo stato brado, ha delle caratteristiche, non è un grasso che comunque fa male. E poi andiamo a mettere il nostro filettino che abbiamo prima aperto e disteso. Si sala un pochino il filetto. Riaggiungiamo un po' del nostro trito di salvia e limone, che comunque sia serve a dargli quel buon profumo che rimane dentro quando la andiamo a tagliare, e poi si arrotola. E proprio salvia e limone è una cosa che fantastico. Per me è una sorpresa. È fantastico. Gigantesco. Quando l'andiamo a affettare si sente proprio quel profumo che è veramente fantastico. Ecco. Non è che vince su altri profumi, no? Ma no, perché qui il sapore della faraona comunque rimane, del filetto di maiale rimane. Diciamo che gli attribuisce un qualcosa in più di sicuro. Ora noi abbiamo lasciato queste due fettine che le mettiamo in cima, in fondo, che ci servono a chiuderla bene. Poi in altre occasioni abbiamo anche fasciato, no, i nostri prodotti con il lardo. Qui non ce n'è bisogno perché c'è la pelle della faraona che in cottura comunque la protegge e la mantiene morbida e saporita. Ecco, ora facciamo la nostra operazione di legatura, che è importantissima, facendo vedere anche ai nostri osservatori come si fa a legare un rotolo. Creiamo sempre questa gabbia che serve a tenere ben chiuso il prodotto e a far sì che in cottura poi, quando si va perlomeno a tagliare, non si rompa. Vogliamo parlare anche del prodotto principale in questo senso, che molte non vanno, chiaramente tu usi tutti i prodotti naturali anche rispetto al pollame e tutto il resto, sono assolutamente... Noi in macelleria usiamo tutta esclusivamente carne bianca locale, i nostri petti di pollo vengono da polli che disossiamo noi, nostrali, che hanno minimo 120 giorni. Noi si vende petti di pollo di massimo 450 grammi, non so che petti di pollo da 1,2 kg, che in 20 giorni viene fuori polli da 2,5 kg. Noi abbiamo polli che hanno 120 giorni e sono 1,4 kg, 1,5 kg, 1,6 kg, quindi si sfanno da noi, quindi si segue dall'inizio il nostro lavoro, il nostro prodotto.
e anche il resto delle carni, quindi pollo, faraona, anatra, tutta roba che viene da qui. Io mi servo nel Valdarno ormai da quando c'ho la macelleria, sono 40 anni, c'ho una piccola azienda che mi fornisce, quindi io uso solo esclusivamente prodotti locali. E questa è la nostra faraona finita, vedete che viene un bel rotolo, si presenta bene, ma quello che c'è di bello, che disossata e preparata in questo modo, anche la signora, ora anche i giovani, perché ci sono tanti giovani che si stanno affacciando alla cucina e provano le ricette, provano un po' il Covid che ci ha insegnato a stare più in casa, e lo deve preparare e tagliare, lo taglia bene perché tutto è disossato, quindi basta farlo raffermare un quarto d'ora, 20 minuti dopo cotto e lui è pronto. Si può cuocere sia nel forno che in casseruola, basta farlo rosolare un attimo, un goccino di vino, e poi col brodo si tira cottura un'oretta e un quarto e è pronto. Un'oretta e un quarto del forno oppure anche... Sia nel forno che nel tegame, più o meno il tempo è quello. Io raccomando sempre che non si accenda al forno, si mette lì e si cuoce. Bisogna comunque seguirlo, non lo far seccare troppo, quindi dopo averlo rosolito un attimo, una sfumatina di vino e poi magari con un goccino di brodo girarlo spesso per far sì che non si crei quella buccia fuori dura che poi quando si va a tagliarlo chiaramente si rovina. Va seguito un pochino, deve essere una cottura morbida o addirittura si può cuocere in forno avvolgendolo con della carta da forno o con dell'alluminio che lo protegge e si fa i 40-50 metri di cottura incartato e l'ultimo quarto d'ora 20 minuti si toglie la carta e gli si fa prendere il colore. Siamo più sicuri e si segue di meno, però è meglio una cottura tradizionale seguita un po' di più per prodotti di animali.